Fatto questo rapido excursus pur impressionistico e niente affatto esaustivo nella filosofia politica del sistema hegeliano, in ragione del fatto che credo che su quelle basi diventino chiaramente visibili e comprensibili i processi che stiamo oggi sperimentando, il travaglio del negativo, per dirla con Hegel, che stiamo oggi sperimentando. In primo luogo stiamo assistendo effettivamente al ritorno della plebe. È finito il tempo del proletariato di marxiana memoria. Non vi è una classe cosciente, consapevole, in sé per sé, rivendicativa, che lotta, che se anche non fa la rivoluzione comunque ottiene conquiste salariali e sindacali. Stiamo assistendo al ritorno della plebe su scala globale. Una plebe policroma, una plebe spesso gaudente che vive con ebete euforia i processi del proprio asservimento e della propria alienazione quotidiana, una plebe gaudente di poter acquistare H24 le merci le cui tracce spesso finiscono nel sangue dei lavoratori del Bangladesh o sempre più dell'Europa stessa, essendo l'Europa stessa sempre più votata a diventare una nuova colonia per la prima volta all'interno del sistema capitalistico stesso e così via. Stiamo assistendo al ritorno della plebe, non solo perché la plebe, dice Hegel, è la classe dei senza classe, potremmo dire, la corporazione dei senza corporazione, la massa degli esclusi, ma anche perché la plebe, dice Hegel, non ha una sua grammatica, la plebe non ha una coscienza oppositiva, vive con passività i processi che la vedono ogni giorno più asservita, subisce in silenzio. Ma poi la plebe, dice ancora Hegel, è una classe caratterizzata, è molto interessante questo aspetto, per il venir meno dell'elemento etico, l'eticità, e dell'elemento stabile, la stabilità che caratterizza propriamente il mondo etico. Il mondo etico hegeliano, borghese, è un mondo etico di stabilità essenzialmente. Ci si stabilizza affettivamente nella vita matrimoniale, ci si stabilizza lavorativamente nella professione o anche nella corporazione come momento comunitario etico per eccellenza. Ci si stabilizza politicamente nella cittadinanza attiva interna allo Stato sovrano nazionale. La plebe invece si caratterizza proprio per essere fluida, liquida, priva di una sua stabilità. Non può costituire una famiglia, proprio in ragione del fatto che non ha le condizioni materiali che glielo consentano, non può costituire un nucleo abitativo stabile per le medesime ragioni, non può costituirsi in un'attività professionale stabile, non può formarsi stabilmente e non può nemmeno esercitare i diritti fondamentali della cittadinanza. Ecco, mi pare interessante questo esempio perché ci permette intanto di capire la nuova composizione della classe dominata e poi ci permette di comprendere il nuovo assetto dei processi della mondializzazione capitalistica, che in effetti stanno corrispondendo in maniera sempre più chiaramente identificabile con il processo che Hegel definiva guardando oltre la Manica all'Inghilterra, cioè il dominio di un mercato, sistema dei bisogni privo delle potenze etiche. La mondializzazione potrebbe essere definita in termini hegeliani come il farsi mondo del sistema dei bisogni che procede dissolvendo tutte le istanze etiche comunitarie ancora superstiti. Dalla famiglia, come prima cellula della comunità etica, l'immediatezza naturale, fino allo Stato sovrano nazionale come compimento dell'eticità riconquistata dopo il negativo. Passando naturalmente, ed è questo il nostro tema, per la dissoluzione di quei corpi intermedi che Hegel chiamava le radici etiche, che sono la scuola pubblica, la sanità pubblica, i sindacati e tutte le altre forme, potremmo dire, del mondo pubblico che Hegel chiamava con felice formula, appunto le potenze etiche. Stiamo assistendo, non a caso, all'aziendalizzazione integrale del mondo della vita, tutto è ridefinito in termini di consumo, merce, libero mercato, cioè sistema dei bisogni, e stiamo assistendo in pari tempo, in maniera convergente, alla dissoluzione di tutte le altre figure, da quella della famiglia, padre, madre, a quella dello Stato sovrano nazionale, cittadini e cittadine. Sta invece prevalendo su tutto il giro d'orizzonte, in ogni ambito, la figura del consumatore individualizzato, cioè l'abitatore del sistema dei bisogni. Ecco allora che non vi sono più padri e madri, ma consumatori, non vi sono più cittadini,
ma vi sono consumatori. La figura del consumatore, l'homo consumens, studiato da Bauman nell'ultima fase della sua produzione. Stiamo assistendo alla disarticolazione